Aeroporti di Roma, culla e teatro di innovazione e tecnologia. Aeroporti di Roma con la giornata di oggi fa un grande passo in avanti nel futuro. È la prima volta al mondo in cui questa tecnologia, che è innovativa di per sé, è messa a disposizione in entrambe, come dire, entrambi i punti collegati. Quindi sarà possibile partire da Roma a Fiumicino con l'imbarco biometrico, in sicurezza, con un'esperienza facile, veloce e sicura. Ma sarà possibile anche tornare indietro dagli Stati Uniti con l'uso della biometria. Questo è un progetto che è di grande continuità con iniziative che Delta ha lanciato negli Stati Uniti alcuni anni fa, partendo da Atlanta e poi estendendo ad altri aeroporti. E veramente è una grande opportunità per noi di offrire ai passeggeri che si collegano tra l'Italia e gli Stati Uniti un'esperienza su entrambi i fronti. Il biometrico è presente sia ad Atlanta e negli altri aeroporti americani come qui a Roma. Questa tecnologia è il futuro perché si riducono moltissimo le interazioni anche fisiche tramite carta o tramite oggetti con il personale aeroportuale. Una persona forma una volta sola il token digitale, cioè l'insieme di dati, un'immagine digitale del volto, non una fotografia ma un insieme di punti che identificano univocamente la persona, i dati del proprio documento di identità digitale, il passaporto elettronico, poi viene in aeroporto, può andare al check-in con un riconoscimento facciale, va alla sicurezza, cioè il fast track, si passa, non si fa la fila, semplicemente con il riconoscimento facciale, e dietro di me l'imbarco che sta per iniziare, che si può fare semplicemente essendo inquadrati da una telecamera. Oltre Atlanta avete intenzione di estendere questa procedura anche ad altri voli? Allora, sì, da Roma e in più ovviamente dal mercato americano questa opzione è presente nella maggior parte dei grandi hub americani, ma per il momento questo è un test da Roma e la cosa molto importante è che questo è il primo aeroporto in Europa che offre questo tipo di soluzione per i passeggeri in origine dall'Europa.